Da Radio Speranza va ora in onda Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. Nella vita turbolenta di oggi che conduciamo, molte volte affannandoci e non concludendo molto, risuona un invito. Diceva Sant'Agostino: rientra nel tuo cuore, nella tua profondità, nel tuo io. Non cercare Dio al di fuori di te. E quando sei ritradito, trascendi anche la tua identità, va oltre. Al che si leva un grido di allarme: ma se io mi trascendo mi devo annullare, mi anniento. Ecco, diciamo che la comunione con Dio non soffoca. E molte volte noi abbiamo molte prevenzioni nei confronti di un Dio che conosciamo poco e male, che conosciamo in una certa maniera, cioè con dei pregiudizi. L'intimità con Dio è una intimità liberante, non costringente, non soffocante. E come mai c'è questo apparente contrasto logico? Mi immedesimo in Dio, mi annullo, non ci sono, e anche il cammino ascetico, il cammino mistico può sembrare una contraddizione in termini. Io devo praticamente scomparire, non sono più io che vivo, diceva San Paolo, ma è Dio che vive in me. Ma allora come la mettiamo? Allora Dio è un Dio che libera. Farne l'esperienza implica che ci proviamo seriamente e ci liberiamo da tante prevenzioni. Però c'è comunque questo pregiudizio perdurante per cui il contatto con Dio dovrebbe implicare in me un abbandono totale a Lui e un'accettazione piena delle cose, si faccia la tua volontà. Ed è in fondo una contraddizione che non riusciamo a sciogliere, perché Dio in effetti, è vero, delle volte ci prende e ci sospende, ci lascia per aria e non sappiamo dove andiamo a parare. Allora ecco, questo modo sconcertante di agire da parte di Dio fa in modo che noi, quando ci avviciniamo a Lui, lo facciamo con molta cautela. Ecco, però Dio è qualcuno che ci deve segnare, ci deve ferire, proprio per permettere che noi diventiamo altro. E nel diventare altro recuperiamo la nostra vera e più profonda identità. A più di un mistico, il Signore diceva: cercati in me, riferendosi a Lui ovviamente, e cercami in te. Ecco, per noi c'è una grande difficoltà di principio, che il contatto con Dio sembra che metta l'io naturale in un cantuccio, per cui deve prevalere Lui, per cui tutto quello che noi facciamo, se non eventualmente risulta di suo gradimento, è un fallimento. Dio accetta il dialogo, vuole il dialogo, provoca il dialogo. Ecco, è con questa idea che noi dobbiamo procedere verso Dio. Ricorderete tanti episodi nella Bibbia, quando qualcuno dei personaggi, da Abramo a tanti altri, nell'impatto col Signore, ecco, esprimono delle remore, delle paure, ci vanno circospetti. Si attendono che Dio da un momento all'altro faccia scendere la mannaia su di loro. E in effetti, Dio delle volte ci sembra veramente chiedere un po' troppo. Ma è che Dio ci vuol far salire. Dio ci deve esprimere. È una specie di parto. Nel momento del parto chiaramente c'è la sofferenza e c'è anche l'incomprensione. La sofferenza non sarebbe tutto, c'è anche l'incomprensione. Dove vado? Dove mi porta? Cammino nel buio. Ma perché? A noi piacerebbe vedere una via pianificata e ben bilanciata, con dei binari che ci portano avanti, e invece la grande ricchezza nella quale il Dio ci mette, bene, questa grande ricchezza ci sconvolge, ci disorienta.
e ci impaurisce anche. Allora questo rapporto con Dio, che tipo di rapporto è? Rapporto tra fratello e fratello, tra padre e figlio, sì, siamo d'accordo, però io vorrei camminare con i piedi per terra, dicono alcuni, e vorrei vedermela, anche perché Dio mi ha dato l'autonomia, mi ha creato come creatura responsabile, perché a un certo punto dovrei cedere tutti i comandi e andare avanti così nel vuoto. Bene, facciamo una breve pausa. Allora, ritornando a questi ragionamenti, magari anche un po' contorti, e il problema però è uno, che noi ci lasciamo troppo facilmente travolgere dalle cose del mondo, e poi quando si tratta di avere dei rapporti in profondità col Signore, siamo disorientati perché vorremmo tenere il timone in mano noi. E vorremmo poter dirigere, ci accorgiamo che siamo non all'altezza, non abbiamo la possibilità, anzi Dio ci vuole fare ancora più autonomi e più responsabili. È la famosa parresia, parlare di fronte a Dio, avere il coraggio di dire delle cose a Dio, avere il coraggio di proporre. Ma se il Signore, si dice, mi suggerisce, quindi praticamente fa tutto Lui, e qui non ci siamo proprio, perché Dio vuole che noi facciamo delle proposte. Non è vero che c'è sempre un'ubbidienza supina e, diciamo, passiva, cioè negativa. Dio vuole che parliamo con Lui, ecco la parresia. Vuole che proponiamo, vuole che forniamo delle alternative, perché Dio agisce in noi in modo tale da non intaccare la nostra libertà. Diventiamo ancora più liberi. È Dio che ci rende profondamente liberi, togliendoci dai condizionamenti che qualche volta sono anche conseguenza del peccato, ma soprattutto quei condizionamenti che fanno parte della nostra creaturalità. Allora Dio, potremmo addirittura arrivare a dire che qualche volta vuole obbedire all'uomo,
suggeriscimi tu, che proponi tu, che cosa potrei farti? Se Dio mi dicesse che cosa vuoi e ti accontento subito, che cosa avrei da proporre io? Ecco, questo è il grande smarrimento di fronte al quale si trova l'uomo quando è nel momento in cui Dio gli apre l'infinito e di fronte all'infinito cosa scegliere? Perché fare certe scelte? Non sapremo veramente come precisare un desiderio magari anche forte dentro di noi, oppure appagato quel desiderio immediatamente ce ne sarebbe un altro. Dio è un cammino infinito, un cammino continuo, dice San Paolo, andiamo di gloria in gloria. Alcuni teologi dicono che neppure nell'aldilà conosceremo Dio come vorremmo conoscerlo, ma anche queste parole sono nettamente insufficienti, perché c'è tanto da conoscere ancora. Anzi, diciamo nella teologia negativa che non conosciamo niente, questo è l'atteggiamento negativo, è una tradizione orientale catafatica, si dice, o apofatica, quella occidentale è catafatica e quella orientale è apofatica, cioè di fronte a Dio non si può fare altro che tacere, ma quel tacere è molto più eloquente del parlare umano. E allora ecco, riprendiamo coraggio, dobbiamo fidarci di Lui. Anche quando Dio perfino tace, in quel momento non è mai tanto eloquente, come quando magari ci nega una risposta, una parola. Dobbiamo andare adagio avanti e nel camminare adagio, prendendo atto di quello che noi siamo, camminiamo molto velocemente. È un'avventura, certamente, ma è un'avventura piena di sorprese. A risentirci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.